One Podcast. Se questa notizia fosse arrivata domani, qualcuno avrebbe pensato a un pesce d'aprile. Donald Trump è stato incriminato. L'ex presidente degli Stati Uniti è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere portato davanti a un tribunale. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 31 marzo 2023, questo è The Time della stampa. E quindi il gran giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l'incriminazione di Donald Trump, accusato del pagamento in nero di una pornostar, Stormy Daniels, che nel 2016 aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso con l'allora tycoon. Quella storia, secondo un'inchiesta condotta dal procuratore di New York, Alvin Bragg, avrebbe potuto incidere sulle elezioni presidenziali e quindi il pagamento viene considerato come un finanziamento in nero disposto per salvare la campagna elettorale. A Stormy Daniels Trump diede $130,000 e il procuratore ha trovato su questo 5 testimoni, a partire dalla Daniels, che lo hanno confermato. Donald Trump ha ricevuto la notizia mentre era a Mar-a-Lago. Chi ha parlato con lui dice che non se l'aspettava, nonostante sia stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a evocare una sua possibile incriminazione. Questa è persecuzione politica e interferenza elettorale al più alto livello della storia. Così comincia lo statement, il comunicato che Trump ha rilasciato poco dopo aver saputo. Ha poi detto che questo si ritorcerà, questa caccia alle streghe si ritorcerà contro Joe Biden, contro la sua presidenza, e ha detto poi, conclude così, il nostro movimento, il nostro partito unito è forte, prima sconfiggerà Alvin Bragg e poi Joe Biden, dopodiché rovesceremo anche l'ultimo dei democratici, lui dice dei crooks democratici, dei democratici disonesti, li cacceremo dal loro ruolo e così make America great again. Renderemo di nuovo l'America grande, che è lo slogan di sempre di Donald Trump, perché nonostante questa incriminazione l'ex presidente degli Stati Uniti vuole candidarsi alle prossime elezioni e nonostante rischi altre incriminazioni. Ci sono almeno altri 2-3 tribunali che stanno lavorando per incriminarlo e questa breccia che è stata creata dal procuratore Alvin Bragg potrebbe accelerare quelle incriminazioni. Peter Baker, che è un commentatore del New York Times, dice proprio questo, che è strano che un'incriminazione del genere, un evento così epocale, avvenga per una cosa che sembra banale, il pagamento di una pornostar per comprare il suo silenzio. Però, appunto, questo può dare in là ad altre accuse, ad altri processi ben più pesanti. Alvin Bragg, il procuratore che ha incriminato Trump, è considerato la bestia nera dei repubblicani, odiato dai repubblicani, ed è un personaggio particolare. Si è laureato a Harvard, è il primo afroamericano diventato procuratore di Manhattan. Tutta la sua vita è stata segnata da qualcosa che gli è successa a 15 anni, perché a 15 anni un poliziotto gli ha puntato la pistola alla tempia, semplicemente perché era nero. E quindi Alvin Bragg non è certamente un simpatizzante delle politiche di Donald Trump, è stato eletto nel 2021, è nato ad Harlem, è cresciuto a New York, si è occupato di casi importanti, ad esempio nel 2014 aveva rappresentato la madre di Eric Garner, che è un afroamericano ucciso dalla polizia, una causa contro il New York Police Department, il dipartimento di polizia di New York, ed è stato anche il responsabile della supervisione del caso di Harvey Weinstein. Insomma, non si è mai fermato davanti ai poteri, ai vari poteri che negli Stati Uniti forse pensavano di essere al di sopra della legge. Questo si legge in queste ore sui giornali americani. E nel suo comunicato Trump dice che Alvin Bragg è stato addirittura finanziato da Soros. Sembra una cattiva sceneggiatura e invece è proprio così. Trump lo ha scritto davvero.
Quello che sappiamo è che probabilmente la contestazione dell'incriminazione del processo che pende su di lui gli sarà fatta all'inizio della settimana prossima. Stanno parlando il New York Police Department, la procura di New York e i servizi segreti che ancora proteggono la vita di Donald Trump, che è un ex presidente americano. Si temono chiaramente disordini, ricordate benissimo quel 6 gennaio a Capitol Hill. Si teme che i suoi sostenitori possano pensare di agire contro la procura di New York e quindi c'è uno stato di massima allerta. Mille volte al giorno io penso di uscire da Twitter, che è l'unico social aperto che ho, gli altri li tengo solo per gli amici, ma poi non lo faccio perché su Twitter scopro delle cose che altrimenti non avrei scoperto. Su Twitter ho scoperto qualche anno fa il profilo di David Hogg. David Hogg è uno dei sopravvissuti del massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland il 14 febbraio 2018. È un ragazzo, è nato nel 2000, lui si trovava nel campus della scuola, si è salvato per miracolo solo perché un insegnante ha chiuso lui e alcuni suoi compagni negli armadietti. E da allora, da quando è successo questa cosa, lui lotta contro lo strapotere della lobby delle armi negli Stati Uniti, è un attivista, ha creato la Marcia per le nostre vite, March for Our Lives, l'ha ideata lui, è stata una marcia imponente, una delle più imponenti su questo tema in America. Nel 2020 Times lo ha inserito tra i 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo. E in questi giorni sta mostrando le proteste, cui nessuno sta dando molta importanza, dei ragazzi del Tennessee, dei ragazzi di Nashville, dei ragazzi che hanno vissuto l'ultima strage in una scuola, che protestano per dire basta armi, basta fucili d'assalto dati a chi che sia. La killer di Nashville aveva dei problemi mentali e nonostante questo poteva tenere con sé 7 armi, aveva regolarmente comprato 7 armi. L'ultimo video che ha mostrato David Hogg mostra dei ragazzi che protestano e gli sceriffi che entrano li prendono con violenza e li portano via. Quindi i ragazzi protestano perché non ci siano massacri nelle scuole e con violenza gli sceriffi di Nashville, Tennessee, li portano via. David Hogg l'ho scoperto facendo questo podcast perché appunto cercavo di saperne di più su di lui, anche se lo seguo da tempo, sarà al Festival di Giornalismo di Perugia e sarà secondo me un incontro molto importante perché gli Stati Uniti sono un paese molto complesso, la questione delle armi è una questione davvero incomprensibile per noi e per moltissimi altri paesi perché succede solo lì, ci sono negli Stati Uniti più armi che persone e questo succede anche per via di personaggi come Donald Trump che hanno sempre sostenuto la lobby delle armi e che non hanno mai voluto mettere un limite alla possibilità di acquistarle e quindi anche alla possibilità che un bambino vada a scuola e venga massacrato.